drago ed ora sono un drago cameriera. Come passa in fretta il tempo. Ma adesso che sarò al fianco di Kobayashi, ogni istante sarà magico. Quante volte ti ho detto di non lavare le cose con la saliva? Ok, d'ora in poi leccherò anche lei. Ma anche no! Una maid che è un drago. Non lo so, si può denunciare. Ero single e tranquilla, ma ad un tratto è arrivato un drago che mi voleva far mangiare la sua coda e molestarmi. Uno che esiste per i lolicon, un unicorno, e una pedofila. Sarei arrivato anche io, così giusto per ricordarlo. Io sono stata creata per piacere a tutte quelle persone che amano le cose carine e coccolose. Però se voglio, posso diventare molto pericolosa. Prendi questo e questo! Non pensavo fossero così interessanti i videogiochi. Makoto, spiegami qualcosa di più su queste console. La vita è fatta di piccole cose. E queste cose possono variare di forma, dipende come fanno le confezioni i produttori di videogiochi. Salve, io mi chiamo Shota e ho erroneamente evocato una strega. Shota, sei troppo carino, fatti dare un abbraccio. Lasciami, sto soffocando. Piacere, io sono Lukoa, un drago a cui piace molto bere. Possibile che siate tutte così enormi? Metticela tutta, Shota! Io sono un unicorno con un solo drago, volevo dire drago con un solo corno. E sono qui per dire che non riesco più a tornare indietro. E ora cosa devo fare? Cosa devo fare? Non possono arrestarti per pedofilia se avete la stessa età. Torna nel mondo dei draghi. Questo misero pianeta non ha nulla a che vedere con te. Ehi ciccio, come ti permetti di parlare così alla mia cameriera? Scusa, ma sappiate che non lo apprezzo, ok? Uffa.